Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, questo video tratterà i preferiti del periodo, perché io ho sempre fatto, all'inizio sul mio canale YouTube, facevo molto spesso i preferiti del mese, soltanto che questa cosa un po' mi vincolava, motivo per il quale in realtà non ho portato avanti questi tipi di video, perché andavano pubblicati all'inizio del mese ovviamente, perché parlavano della fine magari del mese precedente. Esempio, se erano i preferiti di settembre andavano pubblicati i primi di ottobre, e questa cosa impegni permettendo è diventata un po' un problema nel tempo, anche perché sono video che ho iniziato in quarantena quando appunto ero a casa e quindi non c'erano problemi di nessun tipo a registrare questi video. Però diciamo, ho trovato questo escamotage che sono i preferiti del periodo, quindi comunque li registrerò ogni mese, ma non avrò il vincolo del periodo, quindi potrò pubblicarvi come in questo caso magari a metà del mese senza avere appunto troppi problemi. Da questa piccola parentesi direi di iniziare subito con il video e partirei dal makeup. Come sapete, io skincare e makeup sono i macro argomenti a cui tengo, quindi partiamo con il makeup. Nessuno mi sta pagando, sono tutti i prodotti che ho acquistato. Il prodotto preferito in assoluto che ho acquistato appunto in questo mese è lui, ossia il correttore di NARS. So che non è un prodotto low cost, raga, però ne vale tutti i soldi, tralasciando che dura tantissimo, copre qualsiasi cosa. Infatti io mi ci trovo benissimo proprio perché ne metto poco poco qui all'interno dell'occhio, va a coprire tutta l'occhiaia proprio perché illumina un po' il contorno occhi. Io non soffro molto di occhiaie, però quando non voglio mettere magari il fondotinta o comunque esagerare troppo con il makeup, metto due puntine qua di questo prodotto e sto a posto. Poi il primer di Smashbox, questa non è una scoperta, in realtà lo utilizzo da un po' di mesi, tralasciando che in realtà lo utilizzo da quest'estate e ancora dura, però io sono innamorata di questo primer, uno perché mi fa resistere il make up, ma soprattutto perché non lo sento sulla pelle, rispetto a molti primer che li sentite proprio fastidiosi o comunque sono un po' a formato di crema, quindi avete presente quando mettete la crema idratante che sentite ovviamente la crema sulla pelle. Ecco, questo appena lo applicate scompare, non lo sentite proprio sulla pelle, quindi io lo amo principalmente in realtà per questo, oltre al fatto che, ripeto, mi fa tenere il make up. Esistono tantissime versioni, io attualmente ho la Resurface Face, però sono tutti quanti fantastici, ve li straconsiglio. Poi passiamo all'argomento tanto amato, ossia la lip combo, perché come sapete io ho le labbra in realtà finissime, però ho trovato dei trucchetti come quello che ho messo oggi con appunto le lip combo che mi salvano letteralmente la vita, e sembra che io abbia fatto il filler senza fare il filler. In realtà il lavoro lo fa tutto la matita, e in questo momento per esempio ho applicato soltanto questi due prodottini che sono due matite, non ho messo letteralmente nient'altro. Vi avrei fatto vedere le mie labbra come erano senza matita, ma raga, erano la metà, ve lo giuro. Prima ho messo il pennarello di Kiko, famosissimo, che è andato viralissimo su TikTok. La shade che utilizzo tutti i giorni è questa qui, però quella che mi piace un po' di più è attualmente a casa del mio ragazzo, che è la 107. Quella che ho adesso è la 109 ed è un colore molto molto naturale, infatti la uso tutti i giorni proprio perché andando all'università questa shade in realtà è molto molto più naturale. Diciamo che l'altra lip combo ho deciso di utilizzarla per andare a cena fuori o comunque per andare a degli eventi senza uscirci tutti i giorni. Invece questa lip combo la vedo un po' più appunto da tutti i giorni per cose molto semplici. Quindi pennarello, dopo aver applicato il pennarello, se vedo dei punti un po' più carenti perché è molto molto chiaro, quindi a volte non scrive proprio benissimo, non è molto preciso, per esempio su questa parte qua di solito, io sul centro qui vado a passare l'808 di Kylie. Raga, io ho resistito tantissimo a comprare i prodotti di Kylie perché credevo fossero sopravvalutati, vedevo che li compravano tutti, non erano proprio low cost, quindi ho detto ma chi me lo può fare, tanto comunque è una matita, invece no. Devo dire che oltre alla shade, che è fantastica perché mi dà proprio quell'effetto che piace a me, scrive benissimo, è facilissimo da applicare e resiste tutto il giorno, quindi io credo che siano dei soldi ben spesi. Non l'applico insieme anche alla tinta perché se ci metto la tinta diventano completamente di un altro colore le labbra, vanno un po' più sull'acceso, il rosa acceso. La lip combo quando vado all'università la termino, oggi non l'ho fatto perché mi piaceva molto di più così, termino con gloss. Questa è la versione più expensive, che è quella di Laneige, ma vi do anche la versione low cost che è identica, ossia quella di Sephora, che costa solamente 6 o 5 euro, non mi ricordo, e quindi per andare a dare un po' più di volume io di solito metto anche gloss, ma così comunque secondo me sono perfette. Scusate, ma qui dovevo approfondire. Passiamo invece alla skincare, e non poteva non entrare in questo video l'acqua termale di Avène. Se mi seguite tanto sia qui che sugli altri social sapete che io l'applico tutti i giorni. In realtà d'estate questo prodotto era fantastico perché nel momento in cui avevo caldo io, raga, ve lo giuro, lo spruzzavo in continuazione perché rinfresca tantissimo. È un'acqua termale, quindi letteralmente acqua adatta a tutti i tipi di pelle, e io la vado ad applicare sul viso prima di truccarmi. Di solito ci bagno anche i pennelli magari per stendere il correttore senza andarci a mettere l'acqua, perché una volta mettevo l'acqua, non lo so, psicologicamente mi rassicuro
sicura questa acqua termale, mi fa sentire bene. In più costa soltanto 10 euro ed è grandissima, quindi io ve la consiglio. Passiamo a due prodotti salvavita. Questi sono i miei prodotti preferiti della skincare. Senza questi prodotti io la skincare non la faccio, perché mi salvano letteralmente. Però questo è un prodotto non magico di più, ed è un prodotto salvavita per i brufoli. Non costa neanche tanto, perché è tantissimo prodotto, considerando che va messo soltanto sui brufoletti. Ecco, quando mi escono, e mi escono molto spesso, raga, ora sono coperti da un fondotinta che è pazzesco, ma vi giuro che ce ne ho tantissimi. E quindi io vado la sera prima, dopo tutta quanta la skincare, che è della stessa linea di Caudalie, che è Caudalie Vino Pure, che è appunto la linea ideata apposta per le imperfezioni, li vado ad applicare la sera sul brufoletto. Se sono brufoli particolarmente fastidiosi, ce la lascio sopra senza spalmarla. Se non il giorno dopo, quello dopo ancora, dopo un'altra applicazione, il brufolo sparisce. Non ci credete? Provateci. E poi questo anche non è un prodotto proprio low cost, però è pazzesco. Infatti io ne utilizzo veramente poco per non sprecarlo, però in realtà anche poco prodotto funziona benissimo. È una crema talmente luminosa, in un certo senso, che una volta che l'andate ad applicare sull'occhiaia ve la schiarisce. Quindi anche se voi non applicate correttore, non applicate niente, va a coprire comunque un minimo l'occhiaia. E quindi se volete uscire senza trucco, basta applicare semplicemente questa cremina sul contorno occhi, effetto istantaneo, top. Per rimanere appunto nella linea Vino Pure, ho preso questo detergente, perché io avevo il detergente a gel, quello fatto a sapone per intenderci, e devo dire che in realtà, almeno sul mio tipo di pelle, non è proprio il massimo, perché mi va a lasciare un po' la sensazione come se rimanesse un po' di sapone sul viso e mi dà fastidio. Invece questo qui è sempre un detergente, ma è in versione mousse, quindi è molto più delicato, molto più leggero, e io sono innamorata. Vabbè, sono innamorata proprio dei prodotti Caudalie, per me stanno qua. Adesso passiamo alla body care, che è il mio argomento preferito in assoluto. Non mi stancherò mai di dirlo, ma questa linea di Bath & Body Works, voi dovete sapere che io Bath & Body Works, in realtà, se voi mi seguite da tanto tempo e avete visto gli haul di Toronto di qualche tempo fa, conosco tantissimo tempo, perché era un negozio che è sempre stato in Canada da quando ero piccolina, adesso c'è anche a Roma o comunque in Italia. Se vi fidate 100% di me e vi piacciono i profumi dolci, vanigliati, proprio zucchero, prendete questa linea qua, che è la Warm Vanilla Sugar. Io sono innamorata, infatti ho l'acqua profumata, la crema e il bagno schiuma. Cioè proprio la combo perfetta, ho anche il sapone per le mani, quindi top. E quindi io quando faccio la doccia vado ovviamente di bagno schiuma, una volta uscita dalla doccia metto la crema e sopra la crema metto lo spray profumato. E io, visto che esagero perché proprio devo lasciare la scia, vado ad aggiungere anche la 71. Ottimo. Vado ad aggiungere anche la 71 di Sol de Janeiro, che è stato un profumo criticatissimo perché è troppo dolce, troppo forte e nauseante, raga. Io ve lo giuro, non ho mai trovato e mai troverò un profumo più buono di questo. Tutti preferiscono la 62, ma invece secondo me è il contrario. Poi ovviamente è soggettivo, però la 62 secondo me sta troppo di bagno schiuma, per quanto sia buona, perché poi l'ha comprata mamma, a volte gliela prendo. Però secondo me la 71 è insuperabile, sta proprio di zucchero. E in più abbinata a questa linea, vabbè, veramente lì andiamo a nauseare perché è tantissimo profumo, però almeno rimane tutto quanto il giorno e appunto è molto simile, quindi rimane dolce. Per quanto riguarda invece cose che non c'entrano assolutamente niente con questi argomenti, le candele. Allora, io sono innamorata delle candele da quando, boh, da quando sono piccola in realtà, e in particolare innamorata delle candele di Yankee Candle. Ce l'ho da secoli, infatti se vi ricordate bene in quarantena, vi ricordo che me lo chiedevate, perché tutti i contenitori che ho dentro casa, che ho tuttora dentro casa, per esempio al bagno per tenere i cotton fioc, per tenere i dischetti, sono Yankee Candle usate, nel senso che io una volta che la candela finiva poi le svuotavo e le utilizzo come contenitori, perché sono anche belli da vedere oltre che buone le profumazioni. Io vado sempre sul classico, sia su biscotto, vaniglia, mi sembra un altro che ho sentito ultimamente è crème brûlée. Al massimo se è autunno mi spingo su quelle che vanno sui colori di arancione, marrone, che sono principalmente di solito cannella oppure zucca, oppure sono anche buone quelle che vanno sul rosso, però non quelle fruttate, quindi tipo ciliegia, ovviamente questo secondo me gusti, ma quelle proprio quando c'è scritto sempre Natale, che anche quelle ricordano sempre un po' il periodo natalizio con la cannella, sempre un po' di solito. Un'altra che vi straconsiglio è al cioccolato, buonissima, ve la straconsiglio. Questa che è vanilla semplice, anche questa buonissima, che è vanilla frosting. Insomma, tutto quello che ha la vaniglia, per me, come avete potuto notare tranquillamente, è top. Per quanto riguarda ad esempio le scarpe del mese, in realtà devo dire che non ho spaziato più di tanto. Ultimamente sto utilizzando tanto le Samba, perché secondo me le Samba, quelle classiche, quelle bianche e nere, secondo me sono delle scarpe proprio, cioè potete metterle con tutto letteralmente, sotto outfit eleganti, sotto outfit sportivi. In più sono due colori che comunque bene o male si abbinano facile, quindi se dovete prendere un paio di scarpe io vi consiglio assolutamente le Samba. Sono delle scarpe molto basse, però io essendo bassa mi ci trovo comunque bene. Ah sì, gli accessori. Allora, sono andata letteralmente in fissa con l'oro. Io
sempre messo argento, anche attualmente ho l'argento, ma non so perché mi vedo meglio con l'oro. Infatti non so se... straconsiglio questi due orecchini con cui sono entrata in fissa, infatti li utilizzo sempre. E nella mia testa questi sono orecchini per uscire il giorno, oddio, e questi invece sono orecchini per uscire la sera, infatti magari con un'acconciatura gel, non si vedono bene, aspettate. Entrambi, sia questi che questi, li ho presi da Bijou Brigitte, vedete appunto delle inspo per comprare i gioielli, vi straconsiglio assolutamente lì. Poi passiamo alle unghie del mese, visto che sono entrata in fissa con il rosa, non potevo non farle rosa. Non lo so, se io vedo qualcosa di rosa, anche se mi vesto di rosa, mi sento anche più produttiva, non chiedetemi il perché. Infatti nella mia stanza, guardatemi intorno, ci sono veramente tante cose rosa. Tralasciando la mia fissazione per il rosa, passiamo alla canzone del mese. Io, come sapete, spazio tutti quanti i generi, anche perché amo cantare, quindi giustamente ascolto tutto. Però ultimamente sono entrata in fissa con We Pray, che è la nuova canzone dei Coldplay, però la versione è quella con Tini, perché vabbè, ovviamente io fan di Violetta non potevo non ascoltare la versione con Tini. Ah, poi vabbè, con questa canzone qui che è Arise, perché non so se lo sapete, non so se l'ho mai detto, ma io amo il jazz, amo lo smooth jazz in particolar modo, e quindi di conseguenza amo il sax. La canzone, per quanto mi riguarda, può essere anche brutta, ma se ci aggiungono lo strumento, il sax, io impazzisco, quindi questa canzone ha il sax, mi rilassa tantissimo, la metto mentre guido per andare all'università di mattina e sto proprio nel chilling, quindi devo consigliarvela assolutamente. Ovviamente la mia mi autosponsorizzo, ossia Zero, che è la nuova canzone che è uscita su tutte le piattaforme. Non è l'ultima canzone che potrete ascoltare, perché ne usciranno presto altre, molto presto in realtà, però nel frattempo c'è Zero. E ne approfitto per farvi una piccola parentesi, che se vi va sto cercando di lanciare un trend, perché c'è un pezzettino della canzone che dice questo non fa per me, e quindi il trend, se vedete su TikTok è pieno di miei video con questo trend, consisterebbe in appunto scrivere qualcosa che non fa per voi e mimare il labiale di non fa per me, non fa per me. Ok, io vi ripubblico, metto like, commento, vi ripubblico anche sulle storie, grazie a chi l'ha già fatto, e sono veramente curiosa di vedere cosa non fa per voi. E niente, questo video finisce qui, fatemi sapere se vi è piaciuto questo format, così magari lo porto più spesso. E io vi ricordo di seguirmi sia su Instagram che su TikTok, mi chiamo così. Vi mando un bacione enorme e ovviamente ci vediamo a un prossimo video. Ciao!